la garanzia di una continuità e di vitale importanza. Noi abbiamo pazienti anche clinici, quindi non chirurgici, ma in ossigenoterapia. La mancanza di elettricità, quindi l'interruzione dell'erogazione dell'ossigeno, può avere effetti anche fatali. L'interruzione di corrente elettrica viene colmata dall'intervento dei generatori. La condizione energetica in cui versava l'ospedale prima di questo progetto era sostanzialmente non sostenibile, con continue disconnessioni dalla rete e l'utilizzo di generatori diesel per sopperire a questo. Abbiamo dovuto affrontare l'interfacciamento con l'impianto esistente e con la rete etiope che noi non conosciamo. Grazie a questo impianto ibrido, ad oggi l'ospedale riesce a autoprodursi tutta l'energia necessaria, perlomeno nelle aree centrali di giornata. Il ruolo di Innovation in tutto questo è fondamentalmente quello di trovare la soluzione a ognuno di questi problemi che sono veramente molto specifici e riuscire a progettare una soluzione funzionalmente efficace con componenti e apparecchiature molto standard e ad altissima affidabilità, perché l'affidabilità è la parola chiave. Not only the hospital, now the whole entire community is very happy for having this establishment of solar power plant inside the hospital with the production of the energy, so we are very grateful. Okay. Yeah. L'emozione che ho provato qui in Etiopia è di avere riscontro diretto dell'utilità del lavoro svolto parlando con i medici dell'ospedale. Il momento più bello di questo progetto è stato quando ieri ci siamo riuniti tutti quanti e le persone dell'ospedale ci hanno ringraziato. Io mi sono quasi commosso perché è stato comunque un impatto sociale fortissimo, è stata una cosa stupenda.